Erano le 3:30 circa. E sono stato svegliato da un boato. Stavo sul letto, ovviamente, dormendo, e mi sono trovato steso per terra. Ho realizzato subito che era il terremoto. E con la luce del telefonino sono riuscito a trovare i pantaloni, i vestiti, e mentre che la casa tremava ancora, sono riuscito a imboccare la porta e scappare. Massimo sobrevivió al terror del terremoto que sacudió Amatrice la madrugada del 24 de agosto. 6,2 grados en la escala de Richter devastaron el centro de Italia. No todos tuvieron la suerte de Massimo. Cerca de 300 personas fallecieron bajo los escombros. Hoy nos preguntamos, ¿por qué tanta destrucción? Ho riscontrato da una passeggiata nelle zone limitrofe, diciamo, della città di Amatrice che alcuni erano stati adeguati sismicamente con catene, quindi ci sono degli interventi, ma la maggior parte no, e quelli che non hanno avuto questi interventi di adeguamento sismico o di retrofit non hanno resistito e adesso sono ancora sono proprio pericolanti. Zona è chiaramente una zona sismica perché ci troviamo praticamente nell'Appennino centrale e l'Italia è tutta zona sismica, questa è una zona particolarmente sismica perché ci sono stati terremoti che sono stati registrati storicamente a partire dagli anni 1000, quindi già nel Medioevo si conosceva che ogni 200 anni in questa zona ci sono stati terremoti. L'ultimo qui è stato nel 1700, poi un altro nel 1900, poi c'è stato il terremoto dell'Aquila nel 2009 e eccoci subito a distanza di pochi anni, dal 2009 al 2016, un altro terremoto sempre nella zona appenninica. La realidad es que el 60% de los edificios en Italia se encuentran en riesgo, según los expertos. A mi espalda, la escuela Rómulo Capránica, que fue construida en 1936, pero en el 2012 había sido reinaugurada por trabajos de readaptación antisísmica. Hoy, los hechos nos muestran una realidad completamente diferente. Soy Marinelli Stremamugno, para Yo Influyo, desde Roma.